c'è campagna elettorale, come sappiamo l'europeo, ognuno fa la sua campagna, c'è un sistema proporzionale. Noi per stile diciamo non attacchiamo mai gli alleati, andiamo dritti per la nostra strada con le nostre idee, noi siamo diciamo impegnati per fare in modo che il PPE si rafforzi sempre di più e metta sempre più nell'angolo il PSE, i socialisti europei, che con le loro politiche hanno oggettivamente messo in difficoltà anche l'Europa stessa. Quindi su questo la maggioranza rimane assolutamente granitica, ma ognuno fa le sue scelte, quindi noi facciamo così, perché poi abbiamo visto che attaccare gli alleati è sempre una cosa che non porta grande consenso, quindi noi abbiamo scelto da tempo questa strada, era lo stile anche di Silvio Berlusconi, quindi insomma continuiamo così. E a proposito di De Caro, questo weekend c'è stata una manifestazione in sua solidarietà, dove una dichiarazione di Emiliano è stata molto contestata anche dal vostro leader Antonio Tajani. C'è necessità di fare chiarezza anche in commissione antimafia? È una dichiarazione, diciamo, che se l'avesse fatta uno di noi ci sarebbe, non so, la rivoluzione in Italia, insomma, no? Ha detto che per fare in modo che i lavori del comune scorressero più tranquillamente è andato a trovare la moglie di un boss, cioè una cosa veramente pazzesca, tant'è vero che poi si sono affrettati a ritrattare e a dire che insomma Emiliano aveva raccontato una storia non vera, ecco, una cosa davvero surreale e imbarazzante che la dice lunga su purtroppo la situazione che c'è lì a Bari dopo questa vicenda che è nata da un'inchiesta, non certo da noi, sulla base della quale poi c'è stato anche un problema serissimo sull'azienda municipalizzata del comune, che come dicono i PM, ma anche qui noi siamo garantisti, quindi ci mancherebbe altro che diciamo che quella sia la verità assoluta, la verità la accerteranno i giudici attraverso il processo, però insomma che ci sia un'ispezione, una commissione nominata dal ministro degli interni che va a verificare cosa è successo, mi pare che non è una cosa campata in aria o frutto di un disegno politico. Questa canea che è stata messa su da De Caro ed Emiliano mi pare che sia diciamo sempre al solito un meccanismo per confondere tutto e per buttarla in politica è sbagliatissimo, perché invece l'approccio di De Caro dovrebbe essere quello di venite, approfondite tutto quello che c'è da approfondire, non abbiamo nulla da temere, nulla da nascondere, quindi male non fare, paura non avere.